Un uomo senza nome e senza volto che ha agito con freddezza, un killer che sapeva chi colpire, dove colpire e quando, nella semioscurità di una via stretta nel centro di Francavilla Fontana, mezz'ora da Brindisi, oggi un paese sotto shock, è caccia all'assassino di Paolo Stasi. 19 anni e una vita divisa tra casa e scuola, con una famiglia per bene, conosciuta da tutti, poche frequentazioni, qualche uscita al parco, niente di più. Paolo Stasi era un ragazzo senza ombre, si era diplomato all'istituto alberghiero 4 mesi fa, sognava di diventare uno chef, sogni spezzati da 2 colpi di arma da fuoco sparati da un assassino che lo conosceva, gli ha chiesto di scendere in strada, come lo stanno accertando gli inquirenti, e ha premuto il grilletto di un'arma di piccolo calibro. Erano le 6 di sera, mercoledì scorso, Paolo è sceso in ciabatte, ha ricostruito chi indaga, il padre che era in casa lo ha trovato riverso sulle scale, inutile ogni soccorso. Sarebbero tutte concentrate sulla caccia a un solo uomo le indagini, che proseguono a ritmo serrato e che non tralasciano alcuna pista, perché ancora oggi, 5 giorni dopo, questo delitto è senza un colpevole e senza un perché. Non si conosce il movente di tanta violenza, né tantomeno il responsabile. Il volto del killer sarebbe cristallizzato nel fotogramma di una telecamera di sorveglianza e da qui si parte, a ritroso, dalla via di fuga dell'assassino. Gli inquirenti sono anche tornati in casa Stasi per nuovi rilievi. Hanno sentito tutte le persone che lo conoscevano. I periti stanno lavorando sul suo computer e sul telefonino per ricostruire le ultime ore passate al setaccio, le telefonate, i messaggi e la sua attività sul web. Un fatto è certo, il killer lo ha guardato in faccia ed ha sparato, un primo colpo ferendolo e un secondo alla schiena mentre fuggiva, che si è rivelato fatale. Oggi ci sono i fiori sull'uscio di casa Stasi, fiori lasciati da chi conosceva bene Paolo e da chi è rimasto scioccato da un delitto inspiegabile. Allora, Paolo conosceva il suo assassino, la verità potrebbe essere nel cellulare del ragazzo. Monica Arcadio, vengo da te. Su chi si stanno concentrando le indagini? Si parla di quest'uomo che è stato evidentemente, il cui profilo è stato tracciato. Alberto, tutta la verità potrebbe essere, come hai accennato già tu, nel cellulare ma anche nelle telecamere, e qui in questa strada via Occhi Bianchi ce ne sono diverse. Una ad esempio è questa, con l'aiuto dell'operatore ve la mostriamo, e potrebbe aver ripreso il killer magari mentre entrava nella strada da quella che è la via principale, via Divagno, quindi arrivare qui all'ingresso, appunto al portone. Altrimenti ce ne sono altre su questa strada ed è probabile che il killer possa essersi mosso per fuggire proprio in questa direzione, magari a bordo di un'auto o di una moto che lo aspettava qualche complice. Di qua ce ne sono altre 3, vediamo, ve ne mostro una sicuramente che è più vicina a noi. Ecco, in questo palazzo sono telecamere private, ce n'è una qui e un'altra vedete qui, però lungo il percorso fino ad arrivare in fondo a quella strada, che è un altro sbocco possibile per il killer, ce ne sono altre 2 e una di queste telecamere, almeno una, potrebbe aver inquadrato il killer, appunto. E quindi è evidentemente che queste immagini sono al vaglio di chi indaga e probabilmente proprio da lì si risalirà al colpevole. Intanto voglio mostrarvi però il racconto della nostra inviata, questo abbraccio di Francavilla alla famiglia di questo giovane ucciso a 19 anni. Guardate. Mamma Nunzia, papà Giuseppe e Vanessa, la sorella di Paolo, c'erano anche loro ieri sera alla marcia per la legalità a Francavilla Fontana, organizzata dopo l'omicidio di questo 19enne ormai figlio di tutti, ucciso brutalmente sulle scale della sua casa. Le lacrime agli occhi, il cuore in frantumi, la famiglia di Paolo si chiude nel suo dolore con forza e dignità, ma circondata dall'affetto di tutti i francavillesi. Non è stato facile uscire per la prima volta da casa dopo questo tragico evento, essere qui in piazza, però hanno voluto fare questo sforzo. Ieri, per la prima volta da mercoledì scorso, i genitori e la sorella sono usciti da casa. Lo hanno fatto per lui, per il loro amato Paolo, perché, hanno detto lontano dai microfoni, il sacrificio del figlio non sia stato invano, perché questa è la risposta a una comunità che sin dal primo momento non li ha lasciati soli. Potrebbe capitare a chiunque, soprattutto perché non si conosce neanche la ragione. Questo non è il momento di chiudersi nelle case, perché vuol dire che ha vinto qualcuno che non vuole il bene di questa città. È un problema che riguarda tutti noi, quello della legalità e dei giovani che devono trovare uno sbocco lavorativo e di,
e culturale. Io ho due ragazzi e ho paura per loro, sto temendo seriamente per la loro salute, per la loro libertà. Una comunità che adesso ha paura e che si interroga insistentemente. Chi ha ucciso Paolo in quel modo crudele a soli 19 anni? Perché lui, così introverso e timido, lui che selezionava attentamente le sue amicizie e usciva poco, lui che ha aperto la porta al killer in ciabatte? Perché è la domanda insistente di tutti. L'aspetto paradossale e che rende ancora più drammatica la vicenda è che la famiglia non ha una spiegazione di quello che è accaduto. È una morte inspiegabile al momento.